quello è Solar lì nel cielo, guardate! Oh mio Dio, che paura! No, 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 no! Dobbiamo trovare immediatamente tutte quante le morph di Poppy Playtime capitolo 3. E per trovare queste morph bisogna andare in giro e trovarle tutte quante! Ad esempio qui io sento qualcosa, sento la puzza. Ah, che cavolo è stato a fare la scorreggia? Oddio! Ok, scusate, è stato un po' cringe come cosa, però... Ah, tu sei... non sei una morph tu. Aha, questa è la casa di Dog Day. Ho trovato una pala, ma che cosa servirà mai la pala? Ah, te la do in testa! Spam, spam, spum! Sto andando al piano di sopra, non dovrei mai farlo. Ok, mi sa che mi trovo in un posto molto pericoloso, purtroppo. Cosa sta per succedere, ragazzi? Questo è Catnap? Forse il vero Catnap. Come faccio a non vedermi? Cioè, a non farmi vedere da lui? E fa paura, perché... Cosa succede? Ah, ho capito, vedete? Adesso lui non mi vede, ma io quindi praticamente devo restare qua, vedete? Perfetto così. Non mi devo mai far vedere da lui. Forza, 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 veloce. Ah! Ok, devo restare qua. Ok, adesso devo aspettare che lui faccia quella cosa rossa. Praticamente arriva da tutto qua. Mi sa che la sta per rifare. Ok, ok, vedete? Vedete, sono al sicuro. Benissimo. Adesso continuiamo. Accidenti. Catnap è veramente impazzito. Accidenti. Guarda che è anche in suo interesse eliminare Solar da questo mondo. Porca puzzorda. Quanto odio tutte queste cose. Oh, fatemi immediatamente andare qui. Ok. Andiamo a trovare immediatamente tutte quante queste morph. Prima che sia troppo tardi, ragazzi. Io non voglio morire per colpa di qualcuno. E qua non si vede niente. Ah, però adesso si vede come invece. Perché forse sta arrivando il giorno. Guardate cosa sono tutte queste collegamenti qua strani. Vedete? È particolare come cosa. Forse vogliono collegarmi chissà cosa. Da magari il cervello forse. Potrebbe benissimo essere. Ma se succede... Ah! Chi ha fatto la scorreggia? Ma basta, per favore. Che schifo, che schifo. Che schifezza. Ma chi si permette? Ok, devo smettere di fare cose cringe. Devo smettere di fare... Scusate, ma mi fanno ridere le scorreggia, che sono un bambino, va bene? Ok? Fa ridere tutti una scorreggia. Fa ridere tu... Ah, guardate, c'è un verme. No? Non è vero, non c'era un verme. Adesso io mi arrabbio tantissimo. Questo era un effetto, ragazzi, se non avete... Cioè, insomma, era un effetto, un tipo un filtro per la voce. Oh, ragazzi, non mi fido di questi posti. Ok, ok, ok. Quando mi spavento, faccio reazioni al contrario. Io rido, rido per un qualche motivo, perché sono vado un po' tutto al contrario io. Qua allora posso fare un altro di questi minigiochi che ci sono all'interno di questo, diciamo, mondo di Roblox, modalità di Roblox, che non capisco cosa devo fare. Ci sono dei blocchi neri, devo attivare forse tutti i blocchi, vediamo. Cosa succede? Oddio, ragazzi, cosa... Ah, che spavento. No, qua sta per arrivare il mostro. Spaventami ancora, dai, non vedo l'ora di essere spaventato di nuovo. Sì, spaventami di nuovo. Yuppie, sono un pazzo. Sono impazzito completamente. Voglio che mi spaventi. Continua a spaventarmi. Continua a spaventarmi. Oh, eccolo qui. Cosa vuoi da me? Manca l'ultimo di questi blocchi qua. Devo immediatamente raggiungere l'altra parte di questa cosa e finire questo minigioco maledetto. Non fatto in teoria, no? Accidenti, mi devo nascondere forse. Ok, adesso forse mi devo far vedere che tipo sto dormendo forse. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché qua altre cose non si possono fare. Quindi aspettiamo che arrivi. Eccolo, 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 eccolo. Non sto facendo niente, mi vedi? Bene, bene, va tutto bene. Perfetto, ragazzi, avete capito? Cosa devo fare io, però? Ah, devo andare da questa parte, c'è una porta, forza, forza, scappa, scappa il prima possibile, prima che arrivi quel pazzo. Ok, perfetto, ho ricevuto 150 monete, ottimo così. Adesso devo fare l'altro minigame, che è questo qui, il terzo minigame, completamente spaventoso. Ah, cosa devo fare? Guardate, ragazzi, questo è Catnap. Oddio, cosa è successo? Ragazzi, cosa sta succedendo? È successo una cosa strana, però non importa. Adesso sono di nuovo.
Ora posso cheatare? Devo cheatare, cioè praticamente devo ingannare, devo copiare dall'altro compagno quando lui se ne va, perché questo è il professor Cuttam. Professore, lei è stupido! Adesso io farò una cosa, sa? Copierò da tutti, però non dovete dirlo ovviamente. Il segreto è cercare di copiare senza che nessuno lo sappia, proprio così. Mentre la maestra dice, ehi ragazzi... Oh, perfetto, io sono qua adesso. Non mi vede Cuttam. Vede, professor Cuttam, io sono un professore modello. Mi vede? Ciao. Sto studiando, sì, sono veramente studioso io. Brutto scemo, devi morire, devi esplodere. Ah, no, devo però copiare bene, devo copiare bene. Devi esplodere, professor Cuttam, ti odio. E sei proprio stupido, scorreggi, puzzi di scorregge. Andate a male. Sì, così, perfetto. Oh. E rieccoti qua, perfetto, ho copiato di nuovo e lui non lo sa. Professor Cuttam, cosa mi vorresti fare? Per favore, puoi andare? Ho paura che lui mi veda qua, accidenti. Oddio ragazzi, sta diventando sempre più spaventoso, ma non importa perché devo copiare anche questi libri qua. Ok, questo lì, dai forza, copia. No raga, non va, non sta andando, ok perfetto. Dobbiamo stare attenti, perché può arrivare lui. Se arriva lui, smetto di copiare immediatamente, perché ecco, sta arrivando lui. Ok, rientra qui dentro. Io, vede professore, sto studiando. Non mi deve assolutamente guardare perché sono un bravo studente modello. Ma quale professore stupido se ne andrebbe via dalla classe mentre i suoi studenti stanno facendo una verifica? Ah, è così semplice copiare con i professori di oggi. Sono tutti così stupidi. Saranno forse della generazione Z. No, sto scherzando, è una critica. Cioè, non è una critica. Bene, professore della generazione Z, io sono qui, che sto aspettando, che sto studiando. Se n'è andato, vedete ragazzi? Basta aspettare semplicemente che i professori se ne vadano fuori dalle scatole. E poi dopo, quando il professore non vede, copi tutto quanto. Vedi, sono seduto, non devi uccidermi. Forza, copia. No, sta di nuovo arrivando, che odio. Ma che schifo, ho fatto una puzzetta. Ma di nuovo, professore, la smetta. Ma che schifo. Bene, vedrò se... Ok, vedete, sta arrivando di nuovo. Ma io devo stare qui al tavolo, non mi devo far beccare in piedi, perché sennò poi dopo mi uccide. Vedete, questo professore è strano, non è che ti mette 2, o ti mette 4, o ti mette non classificabili, o queste cose qua. No, lui ti uccide proprio. E questo significa avere come professore Cuttam, il Cuttam più pazzo che possa esistere. Bene, continuiamo i minigame, che sono veramente belli. Oh mio Dio, ragazzi, questo forse è il percorso maledetto di Cuttam. Ma che cosa... Sono caduto purtroppo e io cercherò di correre e di saltare qui. Vedete, il percorso maledetto di Cuttam si dice che sia un percorso fatto evidentemente di arcobaleni, come ben vedete. Ma non solo, è un percorso fatto da ostacoli veramente pazzeschi. Ci sarà forse il professor Cuttam qui sopra. Probabilmente sì, ed è il professore più pazzo e maledetto che possa esistere sulla faccia della terra, a quanto pare. Oh, vedete? Qua ci sono queste cose che se ci colpiscono moriamo. E so che non dovrei ridere, ma no, è più forte di me. Oddio. Però avete visto? È stato semplice non morire in questo momento. Sono morto. Ma forse posso rinascere? Pronto? Raga, è un problema questo se non posso rinascere. Però ho capito come si supera questo percorso. Allora, bisogna stare agli estremi qua. Tipo qua non mi può colpire, ne sono abbastanza certo. Diciamo che posso migliorare questa cosa. Però ho capito come si fa. Si deve correre il prima possibile. Vedete, era così semplice in realtà. Non è che dovevo fare chissà quali processi elaborati. Ma basta, queste stelle che rompono le scatole. Va bene, adesso saltiamo qui e completiamo il percorso maledetto di Cuttam, impazzito e scurreggione soprattutto, perché abbiamo sentito prima il prof che scorreggia. Ma raga, ma domanda, come si completa sto percorso completamente ho capito come si fa? No, non ho capito invece. Aspettate un attimo, io mi sono appena accorto di una cosa, mi diverto a morire! Bene, vedete, alla fine non sono nemmeno morto. Questo perché probabilmente c'è il gioco che ti dice non va bene morire, Dunis. Ovviamente è tutto un gioco, è tutto uno scherzo, ragazzi.
Ok, però bisogna completarlo in questo modo. Bisogna aspettare che queste cose se ne vadano. Poi via, 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 così. Perfettamente. Vai, vai, così, così, così. Bene, 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 bene. Abbiamo vinto totalmente. Praticamente quasi vinto. Vai, 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 così, 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 così. Salta, vai così, vai così, vai così. Vai. Bene, 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 bene. Allora, adesso bisognerà andare da questa parte. Ok, vedete, bisogna aspettare che queste cose oscillino. E poi soprattutto non succede. Ogni volta, ragazzi, lo faccio purtroppo. E non so perché è così divertente morire. Cioè, poi muore pure in modo stupido, no? Che è una cosa che normalmente non si fa morire. Però io lo faccio perché. Cioè, aspetta un attimo. Su Roblox, ovviamente, sempre, ragazzi, eh. Sempre su Roblox si sta parlando. Nei videogiochi si può morire tante volte, per fortuna. Invece nella vita reale non. Cioè. No. Ah, vedete, adesso sto girando. Sono una giravolta. Sono un Beyblade. Bam, 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 perem. Chi di voi conosce Beyblade? Io lo guardavo da piccolo, era molto bello. Boyblade, Boyblade. Pam, 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 param. Bro, cosa stai facendo? Vuoi uccidermi? No, ma non ha capito il bro che io non mi faccio uccidere. Sono molto più intelligente di lui. Ragazzi, dovete essere così voi, eh. Dovete essere super fiduciosi in voi stessi. Perché so che siete veramente grandissimi voi. E ve lo sto dicendo mentre vi guardo negli occhi. Perché ho i capelli sugli occhi in realtà. Quindi non vale. Però vedete, abbiamo completato questo percorso. Perché siamo forti ed intelligenti. Proprio come mamma ci ha fatto. Questo è un nuovo minigioco che è un percorso. Wow, ragazzi, questi percorsi mi piacciono tipo troppo. Ok, bisogna andare in quello, immagino quello verde. Aia, non bisogna morire. Ma cosa succede se vado qui, ragazzi? Probabilmente muoio, vero? Eh sì, eh. E vabbè, era giusto da provare. E se vado qua invece? Muoio comunque. Bisogna andare in quello verde, va bene. Allora andiamo in quello verde. Aspettiamo che questa cosa vada qua. Perfetto, così. Pam, 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 param. Beyblade. Allora bisogna ricordarsi tutti i percorsi qua. Quindi questo è più difficile perché c'entra la memoria forse. Vedete? È uno dei colori e bisogna ricordarsi tutti i colori. Perché qua o lo becchi o ci muori. Proviamo questo. E ci sono morto ovviamente. Così. Olè. Beyblade, Beyblade, Boyblade, Boyblade. Pam, 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 param. Ok, adesso andiamo via. Aiuto! Ah, perfettamente. Ok, bene. Non, qua ci muoio palese. Non è vero, non ci sono morto. Perché non mi ha colpito in testa questa cosa. Quindi via, 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 via. Via così! Benissimo, eccoci. Però qua non mi ricordo più. Cioè, non è che non mi ricordo. Ah, perfetto, era il verde. Ah, sono morto. La cipicchiona. Allora, dove devo andare? Forse devo andare qua, probabilmente, perché di là se no si muore, immagino. Quindi l'unico posto dove io posso andare è proprio qui. Ok, bene. Ah, abbiamo trovato Catnap, forse il professor Catnap di prima che... di nuovo ha fatto una scurreggiona, ma smettila, il professor Catnap! Perché sta guardando qua sotto? Ah, forse mi spiava prima! Oddio, questo forse era un segreto che non dovevamo vedere. E invece abbiamo visto perché abbiamo l'occhio più lungo di quello di un falco. Perché il falco ha l'occhio lungo perché vede tanto, ragazzi. E quindi quando un falco vede tanto riesce a vedere le prede. E noi abbiamo visto però prima la preda, che in questo caso era il professor Catnap. Vedete, noi siamo stati più furbi del professore in questo momento. Perché l'abbiamo visto, l'abbiamo trovato mentre ci spiava, eh. Questo qua ci vuole far fuori invece... Olè, perfetto, perfetto, siamo sopravvissuti benissimo, adesso... sono morto! Ok, ok, salta bene! Sono morto, forse? Non è vero, sono di nuovo vivo, per fortuna. Allora, qua, vedete, la situazione è diventata più difficile, perché... No, 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 no. Ok, bisogna saltare qua, così, 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 bene, 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 bene. Il viaggio inizia qui! Viaggio inizia qui. Guardate come giro. Ma vai a quel paese. Vai 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 vai. Salta 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 salta. Bene. Siamo stati fortissimi. Il viaggio inizia qui. Via 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 via. Ah, il viaggio inizia qui. Dai, salta, smetti di... Ma cosa sta facendo, ragazzi? Il mio personaggio è impazzito. È impazzito. Cosa? Bro, svegliati. Non devi mollare adesso. Invece ha mollato, mi sa. Vabbè, allora azzeriamo il personaggio. E il viaggio in maffa. Bene, siamo stati fortissimi. Comunque questo percorso è veramente lungo. Qua bisogna aspettare così. Avete visto? Mamma, che provata che stiamo facendo. Che provata incredibile. Che super pro che siamo. Andiamo così. Ma in teoria tanto non ci beccano nemmeno, veramente. Perché siamo...
proprio al filo, quindi non ci hanno proprio beccato. Qua non so, ok, era questo, era il verde, bene, bene, bene. E noto che quindi il verde è sempre il primo. Ok, qua basta andare da questa parte. Ormai ho capito come funziona, ragazzi. Alla fine, ma ho capito. Non è mai troppo tardi, come disse un saggio. Ma dove sono finito? All'inferno, forse? È tutto così rosso e brutto. Bruh. Non mi piace questa cosa. È brutto, brutto, brutto. Andiamo via, forza, forza. Dovevo scapparcene. Ah, no, ecco, sono morto. No, però adesso, guardate. Ma guarda, cioè, si può barare tantissimo in sti giochi, raga. Perché basta andare qua e non si perde. Cioè, guardate, è veramente bellissimo il fatto che si possa barare così tanto. Con tutto il rispetto per i signori che hanno creato questo gioco, ma si può barare e quindi quando si... Eccoci, sono morto però. Ok, li stiamo superando tutti, ragazzi. Allora, non so se è il verde, forse. Sì, era il verde, benissimo, ci siamo riusciti. Oh mio Dio, no. No, 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 ci muoio male, ci muoio male, ci muoio. Aiuto, salta, bene, bene, no, continua a saltare, bene, 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 abbiamo vinto, cioè no, più o meno, credo. Ok, adesso è tutto così buio, ragazzi, guardate, mi sa che siamo in un posto brutto, particolare, strano, o così tutto questo cielo stellato, forse Stellar. Oh, guardate, è pieno di stelle strane, che bisogna prendere peraltro pure. Va bene, andiamo qua, prendiamo questo, bene così, Beyblade, babe, boy blade, e saliamo... E saliamo. E oh mio Dio, cosa c'è qui? Potrei morire. Potrei essere praticamente già morto. Aiuto, aiuto, che paura. Cosa sono queste cose qui che mi vogliono uccidere, far fuori? Vabbè, ma secondo me è un po' semplice, ragazzi. È un gioco da ragazzi, in realtà. Cioè, allora, se fosse stata la vita reale mi sarei cagato addosso. Ma siccome è la finzione, non mi fa paura. What? Cosa sta succedendo? Oddio, che bello. Ragazzi, questo è catnap. Oh mio Dio, e si è fermato tutto, probabilmente perché... Ragazzi, ma io ho appena visto questo qua, ma cosa sta facendo? Questo è il professor catnap, però che si è allungato, accidenti. Ah, salta, bene, così, 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 sì, siamo saltati. E siamo saltati. E vai così. Vai, benissimo. Prendiamo la nostra torcia, ragazzi. Ma mi sa che mi vuole uccidere, guardate qui. Oddio, catnap, non mi avrai mai, hai capito? Brutto catnap, cattivo, cattivo. È inutile che mi guardi, signor professore scorreggione. Non devi scorreggiare in classe. Lo dico, ormai l'ho già deciso. Devo dirlo a tutti i miei compagni, a tutta la scuola, anche alla preside. Eccoci. Ok, aspetto qua, perfetto. Andiamo avanti, yuppie. Ah, catnap, adesso mi fai proprio ridere, sai. È inutile che stai lì, guarda, è proprio stupido, non ha capito che io in realtà sono qui in questo momento. Forse perché sono piccolo e lui non mi vede quando sono piccolo. Vedete, ragazzi, essere piccoli in realtà è un vantaggio nella vita, cioè può essere un vantaggio anche. Sono morto. Bene, 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 andiamo proprio al bordo. Poi andiamo qua così e poi andiamo qua così, perfetto, così... Ok, siamo arrivati al checkpoint e qui... Ok, ci sono queste cose che mi vogliono, come al solito, uccidere. Che simpatiche che sono, veramente simpatiche. Ok, saltiamo qui. Sapete cosa? Mi è venuta un po' voglia di buttarmi fra le spine. Guardate come cado. Oddio, mi fa male la pancia da quanto sto ridendo. Ok, va bene, ecco, continuiamo, adesso basta cercare di morire. Allora, così va bene, anche così, adesso saltiamo queste cose, cerchiamo sempre di saltare, perché sennò potremmo ricadere di nuovo, e poi dopo è una noia morire tante volte. A volte fa ridere, invece altre volte no. Guarda lì quanto è grande catnap. Guarda, gli si vede pure l'occhio da dietro, guardatelo che stupido. Cioè, allora io non prenderei in giro catnap, perché sennò magari si gira e mi uccide, quindi andiamocene via prima che mi ammazzi, va? Benissimo, ragazzi. Ora direi che però posso tipo comprarmi tutte queste cose, tipo... quante monete c'ho? 1400. Posso addirittura comprarmi questo catnap qui. Oh, mi sono comprato Summer Snog... sì. E questo è Summer Dog Day, ragazzi. Questo è Dog Day d'estate, guardate. Ma sta pure a fare il clown. Ma bro, che cosa stai facendo?
Questo fa il clown. Però ragazzi, abbiamo sconfitto Solar. Piango, accidenti, che tristezza, povero Solar. Come dite, dovrei essere felice perché ho sconfitto Solar? Beh sì, avete ragione in effetti. Guardatelo lì, non c'è più, quindi dovrei essere felice. Però un pochino, quando sono felice a volte mi viene da piangere. Sono un po' tutto al contrario. Lasciate un sacco di like. Al prossimo video, ciao.